Salve cari amici, buongiorno dal vostro psicologo life coach Roberto Ausilio. Oggi parliamo di effetto alone, che è quell'effetto ben noto in psicologia in base al quale da una singola caratteristica di una persona, di una situazione, come in un alone andiamo a generalizzare quella caratteristica anche ad altri aspetti che non c'entrano assolutamente niente. Il primo a parlare di effetto alone è stato nel 1915-1920, pensate a Thorndike, che aveva fatto un esperimento interessante in cui questi ufficiali dell'esercito valutavano i propri soldati e aveva visto in maniera veramente pazzesca che correlazione c'era tra, ad esempio, il fisico e l'intelligenza, e cioè i soldati che avevano un fisico migliore, che erano maggiormente in forma, in salute, venivano considerati, dalle stime dei loro ufficiali, anche più intelligenti. Stessa cosa, correlazioni eccessivamente elevate tra fisico e leadership, quindi chi aveva un buon fisico veniva considerato anche in gamba da un punto di vista di leadership, in grado di condurre gli altri. Stessa cosa tra fisico e carattere. Ah, sei bello, hai anche un bel carattere. Ma magari si sbagliassero solamente gli ufficiali. Il fatto è che ci sbagliamo tutti quanti noi ogni santo giorno. E questo le ricerche in psicologia l'hanno ampiamente dimostrato, perché poi anche secondo la teoria di Kelly della personalità, il fattore dell'attrattività è fondamentale per noi per giudicare bene una persona. E secondo un altro studio di Solomon Asch, molto famoso, la bellezza è uno dei tratti centrali che ci fa pensare che una persona sia anche intelligente, sia anche di successo, sia anche buona, sia anche generosa, altruista, anche se poi chiaramente i fatti dicono che non sempre e non solo è così. Anzi, molto spesso, non è necessariamente vero che una persona bella sia anche in qualche modo buona. Altro studio interessante di Dion e Berchet del 1972, What is beautiful is good, e cioè ciò che è bello è anche buono. E cioè questi studiosi dell'University of Minnesota avevano visto che praticamente facendo vedere delle foto di altri studenti, loro valutavano che quelli più belli avrebbero avuto una vita migliore, sicuramente avevano anche dei bravi genitori, avrebbero avuto dei matrimoni felici, una buona carriera, eccetera, eccetera, eccetera. È impressionante come la nostra mente ci possa fregare ampiamente da questo punto di vista. L'effetto alone si è verificato in tutti i settori, dal marketing fino alla giustizia, e perché in effetti è così: una persona che è bella ha determinate carte in più da giocare, perché nella percezione sociale sarà considerata anche intelligente, anche interessante, eccetera, eccetera. Per esempio, nel marketing c'è stato il caso dell'iPod, che ha portato come effetto alone, tutta una serie di benefici alla Apple intera, a tutti gli altri prodotti Apple. Quindi, diciamo, questo effetto alone, se noi lo conosciamo e lo maneggiamo, può essere utilizzato a nostro vantaggio nella nostra vita. Pensiamo ad esempio a quello che facciamo normalmente: andiamo a fare un colloquio di lavoro, ci vestiamo bene, ci diamo un'aggiustatina, eccetera. Perché anche se non lo chiamavamo prima di oggi effetto alone, sappiamo bene quanto la prima impressione, la nostra apparenza, l'abito, molto spesso in qualche modo fa il monaco. Ma dobbiamo sempre ricordarci, come diceva Kyle Gibran, che la bellezza non è nel viso, ma la bellezza è nella luce del cuore. Ciao, buona giornata, buona vita.